Ciao a tutti e ben ritrovati nel mio canale. Sono quasi le 11 del mattino e io ho già pulito tutta casa, mi sono sbrigata perché, a dire la verità, volevo cominciare questo video preparando insieme a voi dei muffin, ma mannaggia a me, mi sono dimenticata di tirar fuori il burro, sicché sto aspettando che si ammorbidisce un po'. Voglio però cogliere l'occasione per fare due chiacchiere insieme a voi, complici anche dei messaggi che mi sono scambiata stamani prima con la mia amica Daniela. Daniela è una persona meravigliosa che ho conosciuto grazie al canale. Abbiamo scoperto di avere tante cose in comune e mentre ci scambiavamo nei messaggi parlavamo un po' delle nostre cose, il nostro argomento, la nostra attenzione è ricaduta sul fatto che risentiamo più ora di tutta questa situazione che si protrae da oltre un anno. Mentre pulivo, ho pensato tanto a questa cosa, ho riflettuto anche perché per me le ore che passo a pulire sono anche ore che mi aiutano, primo per scaricare tanto stress, tanto nervoso e anche la rabbia, ma anche un momento prezioso per me per riflettere sulle cose che mi fanno stare male, che non mi fanno vivere bene, magari su un problema che ho che devo affrontare e sfrutto tanto quel momento per trovare anche una soluzione. E stamani riflettevo sul fatto che spesso mi viene scritto: ma di cosa ti lamenti di questo virus, visto che casalinga eri, casalinga sei, in casa stavi, in casa stai? E mi dicono spesso che a me non è cambiato proprio un bel niente. Sembra che a tutti gli altri abbia sconvolto la vita, a me che sono una casalinga, non ci sia il motivo del perché mi dovrebbe sconvolgere la vita. Invece, ho rivisto la mia vita prima del virus e ora e mi sono resa conto che è cambiato tanto il mio modo di stare in casa, sono cambiate tanto le mie giornate. Mi rendo conto che da un anno a questa parte, ancora di più, le mie giornate passano sempre nel solito modo. A volte mi alzo al mattino e dico: potrei stare tutto il giorno ad occhi chiusi, che farei comunque le mie cose, tanto da come le faccio sempre nel solito modo. Cerco di trovare un espediente per renderle, tra virgolette, un po' speciali, per renderle un po' diverse, per smorzare quel fare tutto nel solito modo. Però mi sono anche resa conto, e credo che questa sia una cosa che accomuna tante casalinghe, ma anche chi era abituato a stare tante ore fuori casa e ora si è ritrovato magari da mesi a stare più dentro casa, che è come se in periodi dove magari sono anche più giù io venissi avvolta da un velo di apatia. Io sono sempre stata una persona dinamica, ho sempre fatto mille cose, mentre facevo le mille cose pensavo ad altre mille cose, ho sempre anche ottimizzato il tempo, organizzato il tempo, e invece mi rendo conto che mi capitano dei giorni che meno faccio e meno voglia di fare, mi sveglio già apatica, in poche parole. E allora ho riflettuto, ho pensato sulle cose che da un anno a questa parte non faccio più, qualcuna perché non posso farle per tutte le restrizioni, ma altre, riflettendoci, ho visto che non le faccio più, anche se in realtà potrei farle. Mi sono resa conto, proprio perché un po' mi sono lasciata andare a un velo di apatia, che ho perso la voglia, ho perso l'interesse per certe cose che invece prima mi davano gioia e le facevo volentieri, e piano piano mi sono resa conto che le ho mollate sempre di più. Ci sono cose che io da mesi non faccio, come creare. Creare con le mie mani mi ha sempre dato tanta gioia, mi ha sempre fatto sentire anche viva, tra virgolette,
Invece mi sono resa conto che negli ultimi mesi non faccio praticamente più niente, mi sono lasciata andare un po' a questo scorrere dei giorni sempre nello stesso modo. E sicché, come spesso accade nella mia vita, come spesso rifletto e capisco che è la soluzione migliore, mi sono ripromessa da stamani di fare un passo indietro perché nella vita a volte per andare avanti bisogna fare un passo indietro o più passi indietro e riprendere un po' la roberta prima del virus e questo mi aiuterà sicuramente a anche far passare i giorni in maniera diversa. Ho pensato anche un'altra cosa ed è un consiglio che voglio darvi ed è quello di immettere nella vostra vita un qualcosa di completamente nuovo. Non parlo, almeno per me personalmente, di cose materiali, mi compro una borsa nuova, un accessorio nuovo, perché per me quelli sono beni effimeri che lasciano il tempo che trovano. Sì, ti possono dare una felicità, un momento di emozione perché hai una cosa nuova in mano, ma poi dopo pochi istanti, almeno a me, non mi danno più gioia, non mi danno proprio niente. Parlavo proprio di un qualcosa per creare valore nella vostra vita, nella mia di vita, un qualcosa che almeno per quanto riguarda me, mi faccia anche imparare un qualcosa di nuovo di cui esserne orgogliosa. Sicché io personalmente ho pensato che vorrei fare magari anche un corso per darmi il tempo di impiegare qualche ora qui in casa in maniera diversa, imparando un qualcosa di nuovo e questo è un consiglio che do anche a voi, magari non avete voglia di mettervi a studiare per qualcosa, o magari sì e ne approfitterete dopo aver ascoltato me, o magari ecco, un qualcosa di nuovo, anche un interesse nuovo, una cosa che pensate da tanto tempo e non vi siete mai decisi a incominciare, ampliate la mente. Ecco, guardate nuovi orizzonti perché mi sono detta, Roby, ci sono nuovi orizzonti anche se sei chiusa, tra virgolette, in casa. Ed è questo che volevo dirvi a tutti coloro magari che si sentono come me, allargate la mente, ampliate la mente, guardatevi intorno anche se siamo chiusi in casa. Io ho voglia di riprendere anche a fare delle cose che facevo prima o anche qualche idea, così già da subito, visto che ho il materiale in casa abbandonato lì da troppo tempo, posso ricominciare a creare. Ora però mi sa che vi ho fatto un pippone, non so da quanti minuti parlo, fatemi sapere cosa ne pensate anche voi. Se anche voi vi sentite un po' come vi sento io e spero di avervi dato magari anche solo un piccolo accenno di positività per magari cominciare a uscire un po' dall'apatia e io mi metterò subito all'opera, ve lo dico, devo anche trovare un qualcosa per Lorenzo perché vuole fare un corso anche lui e non è detto che magari facciamo il solito corso perché interesserebbe anche a me, mi metterebbe tanto tanto alla prova, sarebbe una sfida grandissima per me, sicché penso che visto che già so che sarebbe una grande sfida, ho paura ad affrontarla, sicché vuol dire che sono sulla strada giusta, che è la sfida giusta e la cosa giusta che devo fare e niente, ora davvero bando alle ciance, spero che possa essere questo momento, queste mie chiacchiere, comunque un modo di confronto fra tutti noi. E niente, ora davvero ci mettiamo a fare muffin. Ora ci mettiamo a preparare per davvero i muffin e vi dico cosa ci occorre. Ci occorrono 300 g di farina, io uso la 00, poi 4 uova, la Maggie che piange perché vuole andare giù, dopo ce la manda, 170 g di zucchero e
un pizzico di sale, intanto leggo, 16 grammi di lievito per dolci, poi, eccolo qui, 130 grammi di burro morbido, mi raccomando, non fate come me. E poi, la ricetta prevede la scorza di limone. Io non ce l'ho perché ho finito tutto e oggi devo andare a fare la spesa e allora metterò la fialetta dell'aroma al limone, eccola qui, e io aggiungerò anche perché a noi ci piace una fialetta di aroma alla vaniglia e poi ci occorrono 220 grammi di yogurt. Io uso questo bianco, potete mettere anche uno yogurt che più vi piace a voi come gusto. Ora ci mettiamo a preparare muffin. E no, non ci mettiamo a preparare muffin perché mi sono dimenticata di dirvi che ho acceso anche il forno modalità statica a 180 gradi. Ecco, ora vi ho detto tutto, mettiamoci a preparare muffin, se no davvero oggi neanche li preparo. È passata qualche ora da quando abbiamo preparato i muffin e sono anche andata a fare la spesa e ora vi faccio vedere che cosa ho preso al Lidl. Parto subito con le cose da mettere nel congelatore perché se no prendono vita da sé sole. E ho preso questa confezione con tre schiacciate, Taverna Giuseppe. Le prendo ogni tanto da tenere di scorta, non si sa mai, anche solo per una merenda veloce per i bimbi, se non ho della focaccia che ho fatto io. Poi, momento schifezza perché ci vuole sempre, ho preso il tartufo bianco. Poi, i filetti di merluzzo, sì, impanati, che questi sono buoni buoni buoni. Vado a mettere tutto nel congelatore. Non fate caso a come dirò quello che ho preso, da come prelevero dalle buste, perché ho imbustato a casaccio oggi a occhi chiusi. Io già ho un problema con le casse del Lidl, o meglio con i cassieri del Lidl, bravissimi, simpaticissimi, educatissimi, ma velocissimi. Io non so perché vanno veloce, veloce, veloce. Oggi
anche sono arrivata alla cassa e era un misto di gioia perché ero l'unica della cassa, non c'era fila, ma ero anche terrorizzata perché ho detto vai, non ce la farò mai ad imbustare a modo. E infatti così è stato. Nel mentre che io mettevo sul rullo della cassa, il cassiere già ammonticchiava tutto. Dall'altra parte, sicché mi sono sbrigata, ho fatto molta attenzione a loro, alle fragole. Sono in offerta a 4 euro invece che 5 euro e l'ho prese subito. Poi da tenere di scorta perché avete visto ho già fatto anche muffin. Cerco ora in questo ultimo periodo di fare più cose io in casa anche per quanto riguarda l'acqua, la colazione. Però se c'è un'emergenza ho preso i plum cake. Eccoli qui, poi succo per Lorenzone ai frutti rossi, sapone per la lavastoviglie, qualche bottiglia di passata di pomodoro, un pacchetto di patatine, queste ondulate, penso si dica in questo modo. I miei figli non mi chiedono mai patatine. La settimana scorsa mi hanno chiesto le patatine. Sì, che gliel'ho preso, altra passata di pomodoro e poi ho preso l'ammorbidente, prendevo anche quello bianco, però insomma, questo qui blu secondo me è molto più profumato. Altra busta. Ho preso un cesto di insalata. Allora, io vado al Lidl sempre la mattina, subito appena apri, mi trovo benissimo e trovo sempre tutto. Oggi sono andata di pomeriggio perché avevo Stefano, così siamo andati insieme, però poi lui è rimasto in macchina perché almeno qui da noi non si può entrare in due a fare la spesa, insomma in due del solito nucleo familiare, e così però poi mi ha dato una mano per le buste per far fare meno fatica a me, e però non ho trovato tante cose, dovrò ritornare poi al mattino a fare spesa e ho preso un cesto di insalata e c'era un cesto, stop. Poi ho preso questo shampoo più balsamo. Philadelphia, quello classico perché mi serve per fare la cheesecake. Poi ho preso questi biscotti semplici, sono biscotti secchi semplici. Io li uso anche quando faccio la crema. Faccio la crema, poi ci metto biscotti, tutta la crema sopra, metto, faccio uno strato di biscotti sul fondo, così mi spiego meglio. Poi metto la crema e poi faccio un altro strato di biscotti. È un dolce semplicissimo, ma è buono, buono, buono. Poi zucchine. Ne ho prese due perché ce l'ho sempre in frigorifero, però guai a rimanere senza, e due le ho prese. Stefano, birre Heineken in offerta a 85, mi sembra, centesimi. Poi succo alla mela, questo lo bevo io, burro, altra busta, solito paccone di mozzarelle. E mi accorgo ora che mi è rimasta una cosa del freezer. I funghi champignon, forse è meglio se li vado a mettere nel congelatore. Poi carta forno, questa volta ho provato a prendere quella che è già suddivisa in fogli, non lo so, ci ho riflettuto mentre ero davanti a queste due carte forno, quella che è il rotolo intero e lei, secondo me con questa io avrò meno spreco, ma ve lo saprò dire. Poi, parmigiano per i bimbi, patatine
patate che ce le ho in casa, ma anche loro guai a rimanere senza, e poi devo provare a fare una ricetta. Vediamo. Proprio per la ricetta con le patate ho preso questo perché non ho trovato altro, il cheddar. Non so come sia, onestamente, però la ricetta prevede il cheddar, sì che ce lo metterò. Poi per Matteo, oddio, mi sa froscia, la mortadella, rigorosamente senza pistacchi. Altra busta. La confezione multipacco dei taralli, il gusto quello classico, sono comodi perché ci sono tutte le confezioni singole, sicché anche al mattino Matteo, se vuol portare qualche volta anche loro, fa bene. Per i bimbi e Stefano, salame ungherese e il crudo. Confezione da 1 chilo di carote. L'altro pacchetto di patatine, queste sono quelle classiche. E anche lui da tenere di scorta, pancarré. Altra busta. Ho preso questo Montepulciano d'Abruzzo in offerta per Stefano. Una confezione di Bucaneve, a volte la mattina Stefano a colazione se li mangia. Poi uva senza semi. Super mega pacco di fazzoletti. Una confezione di Edam a fette e poi il bagnoschiuma. Non mi veniva a mente. La mia spesa finisce qui. Ora mi devo mettere a mettere tutto a posto. Ci mettiamo a piantare delle. Oh, aspettate che le prendo. È pesante. Delle talee di pothos, perché ormai hanno sviluppato delle belle radici lunghe. Anzi, ho aspettato anche un po' tanto per rinvasarle, così le mettiamo nella terra. E visto che in tanti mi chiedete spesso come rinvaso le piante, vi faccio vedere il mio metodo e poi quasi quasi mi metto a pulire un po' di piante e così vi faccio vedere anche l'ultima arrivata in casa. Mi sono spostata fuori sul mio balcone, spero non ci sia tanto rumore. Allora, io mi sono già preparata tutto l'occorrente. Ho preparato il terriccio, eccolo qui. Io uso sempre un terriccio di buona qualità che sia adatto e specifico per le piante verdi, quelle da appartamento. Se ci fate caso, al suo interno già presenta delle parti di perlite, sono tutte queste pietruzze bianche che vedete al suo interno e anche della argilla. Ora io qui non la vedo, però comunque c'è dell'argilla espansa, anche se è presente qui nel terriccio. Io in fondo al vaso andrò a fare uno strato di argilla espansa, basta un dito proprio, non è che ne serve tanto. Ho anche preparato un vasetto con i fori, io li recupero dalle piante che compro, quando poi le vado a rinvasare io li tengo sempre perché fanno comodo. Io le mie piante le rinvaso sempre in questi contenitori, in questi vasettini, perché è più facile anche capire quando hanno bisogno di acqua, perché quando il vaso è leggero vuol dire che hanno bisogno di acqua. Questo con i vasi, per esempio, in coccio si riesce a capire molto peggio e soprattutto usando questi vasi
che vanno tutti fuori, si rischia meno che ci sia un ristagno di acqua. Magari poi questo vasettino qui lo vado a mettere in un altro vaso, così, o anche di coccio, io ne ho diversi in casa, così non si vede il vaso di plastica, ma quando dobbiamo andare ad raffiarle si tirano fuori e si annaffiano meglio. Ora cominciamo. Io metto il mio strato di argilla espansa. L'ho proprio messo così, un pochino sul fondo. Spero che si vede. Ora metto un po' di terriccio. E poi incomincio a mettere le mie piante. Lo vedete, hanno sviluppato tutte le radici. Io ho aspettato troppo, eh. Si può anche incominciare a pensare di piantarle nella terra anche quando le radici sono anche di questa lunghezza qui, questo pezzetto. E le vado a posizionare in maniera molto delicata. Si può anche andare a tagliare la parte finale dove non ci sono le radici. E ora si va a ricoprire a modo, in modo tale che le radici non fuoriescono, però ecco, senza andare a pigiare troppo la terra. Qui, aspettate, ecco qui un nuovo vasettino di Pothos. Io ora lo andrò a mettere in questo vasettino qui. Ora, io aspetto un paio di giorni e poi darò un pochino di acqua, ora vedo, perché comunque le radici sono bagnate e poi annaffierò proprio quando vedo che il terriccio è completamente asciutto. Probabilmente una cosa che ho notato è che ora le radici sono nate in acqua. Forse nei prossimi giorni vedrò la pianta un po' sofferente, ma poi credetemi, si riprende e niente. Ora vado a posizionare lei e penso che la rimetterò in cucina, ora vedo, e poi vado a pulire qualche pianta. Thank you.
avete appena visto pulire lei, è l'ultima arrivata in famiglia ed è una Maranta Surprise Star. La particolarità è la bellezza delle sue foglie, guardate. Richiama molto, guardate anche dietro. Richiama molto le piante di Galatea, infatti fanno parte, diciamo, della solita famiglia delle Marantacee. Si scrive Marantaceae, a della verità io dico delle Marantacee. Lei viene chiamata anche pianta della preghiera, dico che assomiglia molto perché le foglie delle Galatee, io ne ho tre in casa, tutte e tre diverse, hanno delle foglie meravigliose e lei non è da meno. E come le Galatee, anche lei quando la sera non riceve più la luce del sole si chiude. Infatti anche lei come le Galatee è una pianta in movimento e al mattino con la luce del sole riapre tutte le sue foglie, è meravigliosa. Allora, vi do qualche dritta, così se la volete acquistare anche voi sapete come prendervene cura. Allora, bisogna scegliere per lei una posizione luminosa, ma luce indiretta, e bisogna annaffiare quando il terreno non è completamente asciutto. Ha le radici rizomatose, il che vuol dire che trattengono l'acqua, sicché non esageriamo a darle l'acqua. Io mi sono resa conto che ho una calatea con le foglie simili a lei, che quando proprio arriva allo stremo che ha bisogno di bere piccina, incomincia ad avvolgere su se stesse le foglie. Ecco, io in quel momento le do l'acqua, sono sicura che non vado a dare acqua nel momento sbagliato e dopo un po' vedo che riapre le foglie. Penso che anche per lei farò in questo modo. È sempre meglio dare un po' meno acqua alle piante, io questo lo dico sempre, che dargliene troppa. Aspettiamo piuttosto un giorno in più perché recuperare una pianta secca perché è bisognosa di acqua è molto meglio, è molto più facile e molto più sicuro che dover recuperare una pianta che ha ricevuto troppa acqua e che magari ha già incominciato ad avere un marciume radicale. E niente, poi magari ogni tanto andiamo a vaporizzarla. Io per vaporizzarla uso esclusivamente acqua distillata, volevo dire, mi ero persa un attimo per vaporizzare le mie piante, non solo lei, e magari cerchiamo di fare in modo che le goccioline dell'acqua, quando andiamo a vaporizzare, non rimangano troppo a lungo sulle foglie, perché poi magari le mettiamo al loro posto, ricevono la luce del sole, magari si formano delle macchioline perché è come se andasse proprio a bruciarle, sicché magari noi le vaporizziamo e poi cerchiamo di arieggiare un pochino la stanza senza creare, non mi viene in mente la parola, correnti d'aria. Ecco, questo volevo dire. E niente, io con la mia Maranta Surprise Star vi mando un grande bacio, un grande abbraccio, spero di avervi tenuto compagnia e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!